Buongiorno e andiamo ad aprire il numero 5 che già l'ho visto e sta qui. Con le unghie sarà molto difficile, ma ce la faremo. No, non ce la faremo mai. Intanto è arrivato anche il latte, quindi buona colazione a me. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Oggi è 5 dicembre ed è giovedì. Mia mamma che parla. E niente, inizio questo Vlogmas ora perché sono tornata adesso, sono l'una. Appunto sono uscita prima da scuola. Detto questo, ora appunto niente, sto qua a casa. Comunque volevo farvi vedere la maglietta, quella lì che vi ho fatto vedere nel Vlogmas del 4, se non mi sbaglio. No, non è vero, nel Vlogmas del 3 dicembre. Questa maglietta di Zara, appunto, molto bellina. Ha i bottoni qui, come vi ho fatto vedere. Ha le spalline fatte così. Peccato che c'era solo di questo colore. Altrimenti l'avrei presa anche di un altro colore, perché mi piace moltissimo il modello. È molto stretta ed è corta, come potete vedere. Però io la metto sempre dentro al pantalone. E si abbina moltissimo alle mie unghiette. Mi sono anche legata i capelli per stare più sistemata, perché vi giuro in questo periodo non so perché, ma non sopporto i capelli sciolti, cioè proprio non ce la faccio. Comunque, dato che oggi penso che resterò molto, cioè molto di più a casa rispetto a questi giorni, che comunque sono dei vlogmas un po' più avanti e indietro, io non sto mai ferma, parlo sempre, cioè nel senso parlo sempre che cammino un casino di... un casino, perché non sto mai a casa. Una volta devo andare a fare le unghie, una volta devo andare al negozio, una volta devo andare qui, una volta devo andare lì, quindi non sto mai ferma e non vi parlo, non parliamo mai bene. Quindi oggi credo che siano dei vlog più carini, perché comunque mi dedicherò un po' più a voi, mi dedicherò un po' più al Vlogmas, quindi credo che verrà un pochettino più lungo, lo spero, perché stanno venendo di 10-11 minuti e sinceramente li vorrei far venire più lunghi, perché so che a voi piacciono. Infatti voi mi chiedete sempre vlogmas lunghi, ovviamente non vi aspettate vlogmas di 40-45 minuti, perché per me è impossibile anche poi editarli, dato che comunque esce un vlogmas al giorno, è un casino editarli e caricarli. Però prometto che comunque cercherò di fare dei vlogmas più lunghi. Anzi, ora vado a fare una storia sul mio secondo profilo, in tutti i casi ve le lascio qui tutte e due, dove vado a chiedervi se volete farmi delle domande, così magari rispondo a qualche domanda nel vlogmas, così appunto ne approfitto e chiacchieriamo un po' anche insieme, rispondo a qualche vostra curiosità. Vado a fare la storia su Instagram. Intanto mi spoglio un pochettino, tolgo le scarpe, però alla fine tra una ventina di minuti devo andare a prendere a mio fratello a scuola, perché lui solitamente esce alle 4, però oggi non si è sentito molto bene, ha mangiato però ha vomitato e ha un po' di tosse. Mio fratello quando ha la tosse non riesce, vomita subito, e quindi mo all'1:30 lo andiamo a prendere, cioè ci facciamo fare il permesso e lo andiamo a prendere, perché lui sta molto bene. Detto questo, niente, ci sentiamo tra poco. Io ora metto un po' il telefono a caricare perché è super scarico, perché mi stavo guardando i vlogmas di Cleo Toms, a me con YouTube il mio telefono scende a zero, quindi lo metto un pochettino a caricare e ci sentiamo dopo. Siamo per scuola di mio fratello, siamo venuti un attimo a prenderlo perché vi ho detto già la cosa com'è. E... comunque, niente. Ora torno a casa. Tra poco torniamo a casa, il tempo che
viene mio fratello. E pranzo. Oggi ci mangiamo i tortellini. Io non li amo particolarmente. Cioè, nel senso, mi piacciono, ma solo una marca. Cioè, quella Fini, se non mi sbaglio, è la marca. Comunque, poi ve le faccio vedere. Mi piacciono solo quelli. Riesco a mangiare solo quelli perché quelli là grandi. A parte che prendo i piccolini perché mi piacciono solo quelli. Perché i grandi. Perché si girano tutti gli anelli? Perché i grandi non mi piacciono. E poi niente, rispondo a qualche vostra domanda che. Mi sono dimenticata tra l'altro di fare la storia, quindi vado a fare la storia, così se mi lasciate qualche domanda rispondo dopo. Raga, io sto mangiando, però voglio rispondere con voi a qualche domandina che mi avete lasciato su Instagram perché. Aspettate, allontano. Ok. Perché vi ho chiesto di farmi qualche domanda e me ne avete fatte un pochettino per il momento. Allora, la prima domanda a cui voglio rispondere è. Perché mi taglia la faccia? Mi nervo fisco. Ok. Roberto, dopo quanto tempo è venuto a casa tua? Allora, Roberto a casa mi è venuto dopo un annetto circa. Sì, un annetto perché abbiamo organizzato tipo una tombolata a casa mia. E tipo Roberto appunto doveva venire perché alla fine loro lo sapevano che era mio fidanzato, però non c'era proprio una confidenza con i miei. E alla fine poi ho iniziato a venire a casa dopo questa tombolata. Quindi a dicembre, quindi questo mese, fanno 2 anni che Roberto sta in casa mia. Poi mi avevo chiesto un'altra domanda. Cosa ti rende davvero felice? Allora, quello che mi rende veramente felice è la salute dei miei cari. La salute. E la cosa che mi rende più felice appunto è sapere che tutte le persone che voglio bene, cioè, che stanno bene, sono sereni, sono felici ed è quello che mi rende felice a me. Vedete. Gli altri stanno bene, che la mia famiglia sta bene, che sono sereni, che sono felici, che è tutto ok. È tutto a posto. Di questa è la cosa principale che mi rende realmente felice. Cose natalizie, tra cui allora questo che l'ha comprato stamattina ed un alberello che si accende. Guardate che bello, cioè io lo adoro, ovviamente ora c'è il flash quindi non si vede niente, però ovviamente quando è sera eccetera si vedono tutte le lucine, bellissimo, magari non lo rompo. Poi ha preso questo fiocco che a me piace da impazzire, da mettere fuori alla porta, è fatto così e anche questo si accende, però devo trovare il modo. Oh, ok, fatto. Ovviamente anche questo non si vede. Ho tolto il flash quindi così capite meglio. Guardate che bello. Questo qui andrà fuori alla porta ed è bellissima. Aspettate. Cercando, ok, vi faccio vedere anche l'alberello senza flash. Senza romperlo però. Ecco, senza flash così si vede molto meglio. Guardate che carino, mi piace un sacco. In realtà non sono natalizie, però sono nuove. E hanno questi fiorellini molto carini. C'è un sacco. Ah, tra l'altro, guardate, cioè sono stato male. Voglio farvi vedere. Ehi, 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 ehi,
Eccomi qui, sono le 6 e io sono appena tornata a casa. So che vi avevo detto che non uscivo, che restavo a casa, che era una giornata relax. In realtà non è stato proprio così, perché alla fine poi sono andata al negozio. Quindi niente, ora sono entrata a casa, cioè sono appena entrata, infatti ho ancora il giubbino e tutto quanto. E vorrei mangiarmi qualcosa perché ho fame. Alla fine a pranzo non ho mangiato niente di che, però ovviamente salato. Non ho voglia, oddio, non ho assolutamente voglia di cose dolci. Quindi non lo so, sinceramente, perché vorrei mangiarmi qualcosa di salutare. Quindi alla fine penso che mi faccio questa come spuntino. Fame, raga, cioè, andata. So che sembra brutta, cioè nel senso, però vi giuro è buona, quindi provatela e fatemi sapere come se la provate. Cosa, perché praticamente Roberto era uscito un attimo, che è andato a fare un servizio, perché sapete, ripeto, lui lavora al negozio di mio padre, però era uscito un secondo, quindi si era allontanato un attimo da me e era andato a fare delle cose. E volete sapere come è tornato? Cioè, volete proprio saperlo? Faccio vedere. Sono rimasta scioccata. Pacchettino. Mica ricopriamo qui. Con questo pacchettino io sono rimasta scioccata. Perché poi dovete vedere l'interno del pacchettino. Stupendo che c'era. Allora, beh, il pacchettino era così. Aspettate, ci riesco. Forse sì, forse no. Ok, era questo, già l'ho distrutto. Comunque c'era, era fatto così, appunto, Tres Joy. E dentro c'era un bracciale, c'era anche questo fiocchettino, era molto carino, devo dire, però l'ho distrutto. E vi faccio vedere il bracciale in questione. È bellissimo, secondo me. Cioè, adoro troppo, mi piace un casino, è della Broadway. Io non metto tanti braccialetti perché non mi piacciono particolarmente, tipo 2, al massimo 3 bracciali, non tanti, però guardate che bello questo, cioè da qui non rende tantissimo, ma vi giuro è stupendo, è spettacolare veramente, quindi sono rimasta molto contenta e niente, vabbè, che dire. Mamma mia, bellissimo, veramente, bellissimo. Devo provarla perché è buonissima, cioè mi piace proprio un sacco. So che sembra alla fine schifosa da vedere così, però vi giuro che è buona. Provatela e poi magari mi ringrazierete per la vita. Aggiornamento, non so se mi vedete, oddio questi capelli. Sono le 9, ne sto aspettando la pizza. C'è mio fratello che a fianco a me che si sta guardando. Che ti guardi? Faccio vedere un po' pure a noi. Facci vedere cosa stai guardando. Facci vedere, ga. Siamo curiose, dai. Cosa guardi? Mi è contro te? Fammi vedere. Vabbè, non vuole farci vedere. Facciamo vedere questo. Questo qui. Il nostro. Guardate. Oddio. È brutto. Bruttissimo. Comunque stiamo aspettando la pizza. E anche io. Anche lui. E niente. Allora raga, aggiornamento con questi capelli molto belli. Sono molto felice perché ho appena finito di fare danni online. Allora ci sta una ragazza che si chiama Giorgia Motta, è una ragazza di Napoli ed è molto famosa su Instagram e ha praticamente appena aperto una sua linea di vestiti, un sito online dove vende capi d'abbigliamento, per il momento solo magliette e kimoni. I prezzi sono molto accessibili, nel senso che non sono né troppo bassi e né troppo alti. Poi ovviamente non ho visto i capi da vicino, quindi non so dirvi la qualità del prodotto. Però non ho saputo resistere a una maglietta, l'ho pagata 35 euro, però non ho saputo resistere, perché dovete sapere che in questo periodo sono in fissa con questi bottoni qui. E praticamente questa maglietta era corta, quindi adoro. Era attillata,
c'è adoro. Aveva i bottoni qui, c'è adoro, aveva i bottoni qui, c'è adoro. Era bordeaux e io il bordeaux non è un colore che metto solitamente, però questo bordeaux e questa maglietta era stupenda, c'era anche nera, però non volevo prendere la solita maglietta nera, volevo un po' cambiare colore. Quindi ho preso questo colore bordeaux e vi lascio la foto qui della maglietta, comunque poi quando arriva in questi giorni, tanto comunque vlog, ve la faccio vedere ovviamente, vi faccio anche una piccola recensione, questa ovviamente non è una collaborazione, lei non sa nemmeno che esisto, cioè per dirvi, quindi ovviamente non è una collaborazione né niente, un parere ed è una cosa di cui ho deciso io di parlarvi tranquillamente. Comunque vi invito a seguirla su Instagram perché è una ragazza che apprezzo tantissimo e secondo me merita veramente di avere successo, sia per la persona che è, ma anche per quello che sta creando, tra virgolette. Comunque io ho appena ordinato, penso che ovviamente sabato e domenica escludiamo, penso settimana prossima dovrebbe arrivarmi. Quindi niente, sto aspettando anche un altro pacchettino da un altro sito, che neanche quello è una collaborazione, è una cosa che ho acquistato io, e sono degli orecchini, e li sto ancora aspettando, quindi sì. Ovviamente appena arriva ve la faccio vedere. Comunque senza stile non venite, cioè, sono caldissimi e stupendissimi. Questo cosino, che è praticamente un trattamento booster quotidiano, per uso quotidiano, che in realtà io non sapevo nemmeno che fosse. Sono andata a leggere su internet che è un trattamento che si utilizza tipo per le macchie, per i rossori, e si applica prima della crema a viso. Quindi appunto io ho struccato, ho messo il gel detergente, poi ho applicato un pochino di questo e poi andrò a applicare la crema, quindi ho fatto bene. E niente, questo qui è dell'Avon, non l'ho mai utilizzato perché lo compro mia mamma, e niente, dato che mi è finito il tonico e volevo mettere qualcosa di rinfrescante dopo il gel detergente, ho messo questo e sono andata a leggere dietro e ho letto booster, ho detto che cavolo è, e ora l'ho capito. Quindi non lo so, boh, fatemi sapere se voi l'avete mai utilizzato o cose del genere, perché sono curiosa di sapere. Io sono a letto, non mi faccio vedere perché c'è la luce spenta e non mi vedete. Comunque io vi auguro una buonanotte o un buongiorno, che dipende da quando state guardando questo video. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like e di commentare sotto. E niente, ci vediamo domani con il prossimo vlogmas. Vi voglio bene.